Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Alessandro e faccio questo brevissimo video per darvi un'informazione. Un'informazione purtroppo non troppo felice, scusatemi se sono in piedi ma vado un po' di fretta e scusatemi per la luminosità, cerco di trovare il punto migliore. Comunque, la sigla del mio canale, i miei iscritti ce l'avranno presente, con quelle varie immagini da Alberto Sordi a Carlo Verdone, Christian De Sica, poi la scritta finale, commedia all'italiana, solo risate italiane, una volta risate, ma che ci abbiamo da ridere? No, boh, perché mi riferivo alle clip quando l'ho fatta, oggi ovviamente non ci sono più. Non potrò più inserirla nei video, mi sono già, diciamo, preoccupato di ritagliarla dai video che ho già caricato attraverso delle funzioni che grazie a Dio YouTube mette a nostra disposizione e ovviamente alla fine dei video non potrò più mettere neanche quelle musichette che mettevo, che non sono altro che le colonne sonore del film di cui vi parlo nel video, e potrò metterci soltanto la copertina, ma forse anche troppo, perché il copyright ci sta veramente distruggendo. Io non sono per niente d'accordo, ma ovviamente bisogna rispettare le leggi, non siamo noi a farle, non possiamo contrastarle, dobbiamo assolutamente rispettarle ed è quello che sto cercando di fare affinché ovviamente questo canale non muoia, perché ci manca solo che mi chiudano pure questo, nonostante tutto. Poi ragazzi, volevo dirvi che è un periodo molto difficile per il canale, qualcuno di voi se ne sarà accorto, le visualizzazioni sono poche, spesso arrivano anche dei non mi piace particolari, qualcuno potrà dire ma com'è possibile che questo in 3 minuti fa 9 non mi piace? Ragazzi, è semplicissimo, io sono su YouTube da 5 anni. E col canale vecchio non succedeva più perché era troppo popolare e troppo apprezzato, però con il canale di prima, che non era molto conosciuto, io ho sperimentato questa cosa. Ci sono delle persone che non hanno nulla da fare dalla mattina alla sera, si svegliano la mattina e decidono di creare 1000 account per mettere i non mi piace falsi, ma è un giochetto che io conosco a memoria, lo facevano dei miei colleghi, tra virgolette, 3-4 anni fa, credevo che fosse finita questa moda, invece no, sembra che sia proprio sempre lì fissa per romperci le scatole. Comunque non è quello l'importante. Purtroppo però le visualizzazioni scarseggiano e cosa vuol dire? Vuol dire che i video non vengono molto visti, non vengono molto apprezzati. Io cercherò di fare il possibile. Se poi le cose non andranno a buon fine, magari il canale sarò costretto anche a chiuderlo perché non posso stare lì a combattere come se io fossi nato adesso su YouTube. Io ho creato il mio piccolo impero e mi è stato buttato giù, quindi non è che sono arrivato mo. Comunque, io sto cercando di fare il possibile, ringrazio di cuore tutti quelli che mi sono stati vicini e continuano a starmi vicino in questo periodo. Il problema non è soltanto mio, perché tanti canali si stanno operando affinché YouTube non li rovini, il mio è stato già rovinato, perché sono stato anche stupido, lo ammetto. E comunque, giusto per dirvi che la sigla non ci sarà più, sigla finale non ci sarà più, ci sarò soltanto io con la mia bella faccia di cavolo a parlare di film, di cinema e ovviamente poi farò anche i tagli, editandoli, perché almeno quello penso di poterlo ancora fare, o magari poi mi toglieranno anche questa facoltà, non lo so. E che vi devo dire? Non lo so. Questa è la situazione, è molto difficile come periodo, il nuovo canale è difficile da portare avanti, ma io sto cercando di fare il possibile. Poi, se proprio la sfortuna vorrà fare il possibile per vincere, allora sarò costretto a ritirarmi. Comunque non è questo il momento adatto per pensarci. Grazie ancora a tutti quelli che mi stanno vicino, che mi sono stati vicino e che continuano ad essermi vicino. Il vostro supporto è fondamentale per me e per Commedia all'Italiana. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano. Ciao ragazzi.